Sardegna domenica 1 luglio torna a Fano l'evento più goloso dell'estate. Nei giardini di Tombaccia i volontari dell'associazione Queidra dal Fium sono al lavoro per gli ultimi preparativi della nona edizione dell'evento, patrocinata dal comune di Fano e inserita nel programma della Proloco. Saranno dunque tre le giornate ricche di iniziative, attrazioni per grandi e piccini, musica, mercatini e stand di onlus locali. E dopo il gelato e la banana fritta, oltre a carne, pesce e verdure, quest'anno l'associazione presieduta da Floriano Rondina propone un'altra deliziosa novità culinaria, la mela fritta. Ma per chi volesse altri piatti della cucina tradizionale, i cuochi del ristorante La Perla saranno pronti a preparare primi, piadine e altro, assicurando la qualità dell'aspetto enogastronomico. Alle 21 inizieremo già con il concerto, che per la serata di venerdì sarà Franco Dolcevita, mentre invece per il sabato abbiamo caffè concerto e la domenica Roberto Anselmi. Dopo anche l'esperienza della banana fritta, quest'anno un'altra novità, un altro frutto. Sì, in verità la mela fritta sembra una cosa banalissima, però una volta che l'abbiamo assaggiata abbiamo immediatamente deciso di proporla. Proprio perché nelle versioni, nelle situazioni precedenti, nelle edizioni precedenti avevamo proposto un qualcosa magari un pochettino più complesso, come il gelato fritto, per cui comunque richiedevano delle lavorazioni un pochettino più complesse, mentre questa è una cosa semplice, ma comunque credetemi, è effettivamente molto molto buona. Non pensavamo. Vale la pena provarla? Certo che sì, anzi questo deve essere proprio un monito per cercare di invitare più gente possibile, anche perché siamo giunti alla nona edizione, fino ad ora siamo stati, come dire, c'è stato un crescendo, per cui già confermare le presenze degli anni precedenti per noi è un obiettivo che ci fa comunque contenti, e vedremo un attimo se ci darà anche una mano il tempo. Faccio un appello a tutti, vi aspettiamo venerdì, sabato e domenica per questa manifestazione. E per riscattare il nostro nome, che è Queidra dal Fium, proprio per dimostrare che siamo presenti.